Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Boom Simulator. Come al solito io sono Maurizio, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già. Tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa serie da pazzi. Continuate a supportarla con i mi piace e con i commenti, perché stiamo andando avanti. Allora, l'obiettivo della scorsa puntata, andiamo avanti anche in questa, è usa la piccionaia per migliorare la tua abilità piccionardo al massimo livello, che è questo qua. Legna, tubi di rame, foglio di alluminio e chiodi. Per fare tutto questo servono i lingotti, e off camera ho fatto un po' di lingotti che vedete qua. Quindi andiamo a fare quello che serve, cioè altri tre chiodi. Li andiamo a fare, quindi 1, 2, 3, per un totale di 4. Adesso dovremmo... infatti siamo coperti. Tubi di rame 2, andiamo a fare tubi di rame 1 e 2, perfetto. E a questo punto dobbiamo fare fogli d'alluminio 3 fogli d'alluminio, non so perché ho aperto la cesta. Fogli d'alluminio 1, 2, 3, perfetto. Possiamo aumentare ancora di più questa, che un bel migliora, eccolo qua, perfetto. Questa piccionaia è stata migliorata al massimo livello. Poi in realtà potremmo anche aumentare gli shuriken. Abbiamo fogli di alluminio e chiodi. Potrebbe già fare questo. 1, 2, 3, 4. Non ne abbiamo abbastanza, ma li facciamo subito. Perché non aumentare anche quella? Tanto ci servono i fogli di alluminio e chiodi. Possiamo andarli a fare al volo. Sto usando ovviamente le risorse per fare queste cose, e chiodi ce ne servono altre. Allora, intanto è notte, quindi io andrei anche a questo punto a vedere se troviamo magari qualcosa in giro da queste parti. Lì sono già andato a vedere, però tipo, guardate qua, lo possiamo mangiare, questo lo possiamo prendere. Dove cavolo è? Carl, vieni qua. Beccati qua e beccati anche qua. Questo ci serve. Così andiamo a migliorare anche qualche aspetto che male non fa. Tipo qualche aspetto, tipo gli shuriken, visto che è una cosa che utilizziamo. Sti cavoli, usiamoli bene. Quindi via questo, dentro questo. Qua prendiamo un altro di legna nel mentre. Lo prendiamo, lo scaraventiamo qua. Qua prendiamo un altro di questi. Lo prendiamo qua. Ho letto i vostri commenti, adesso risponderò un po' alla volta perché non ho avuto tantissimo tempo. In realtà non ne ho molto neanche adesso, però un po' alla volta risponde tutto. E vi dico che sì, cioè è chiaro che qua bisogna quantomeno riorganizzare un attimo la base. Prevedo di farla sopra però al supermercato, dove seguirò i vostri consigli per quanto concerne anche la costruzione, l'utilizzo delle ceste in realtà, non la costruzione ma l'utilizzo delle ceste per averle ordinate. Vedremo di capire. Comunque dobbiamo farne altri due di questi, sì, forse anche tre, perché dobbiamo fare anche i chiodi e poi possiamo anche aumentare, no, non questo ma questo shuriken. Quindi chiodi e un altro foglio d'alluminio. Possiamo anche aumentare shuriken, che male non fa. E poi andiamo a fare la missione. Bene, ci dovremmo quasi essere. In teoria ci dovremmo quasi essere. Comunque facciamo chiodi, chiodi e foglio d'alluminio. Foglio d'alluminio. Intanto ne sta facendo un altro. E qua possiamo migliorare anche questo. Mamma mia. Così abbiamo migliorato anche questa cosa qua. Fatto questo, lo buttiamo qua e a questo punto torniamo là, perché abbiamo il massimo del tornado, abbiamo migliorato anche gli shuriken, che male non fa, e quindi a questo punto dobbiamo andare qua, sostanzialmente qua dove c'è il puntino, e continuare la nostra missione, aiutare la tizia là. Adesso dovremmo riuscire a farla volare in aria, si spera. Bene, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, era da questa parte qua, se non erro è qua, sì. Questa roba che è enorme. Allora andiamo qua, a questo punto possiamo utilizzare, sì, il piccionardo al massimo livello. Ecco, e ogni tanto si bugga, ok, siamo riusciti lo stesso. Piccionardo, dai, vai col piccionardo, ok, via. Ok.
proprio un tornado devastante. Stavolta voglio provarlo anche con gli avversari. Ok, lei ha usato questo. Ok, molto bene. Primo container che arriva. Ok, yeah. Go, go, go. Lancia e frullati al fratellino. Ok, lanciamoglieli. Lui se li sta mangiando, ovviamente. Però attenzione perché potrebbe arrivare qualcuno. Sembra che stia diventando grande a vista d'occhio. Mi pare, eh. È bello che li mangia come se fosse una mela, ma in realtà, mamma mia, sta diventando enorme. In realtà non è una mela. Cioè, guardate cosa sta diventando grosso. Ok, ne porta un altro. Però ci aveva avvisato che sarebbero dovuti arrivare qualcuno, forse, a romperci le scatole. Mi piace che dentro questo container enorme, cosa c'è dentro? Sei barattoloni di roba, di sostanze che fanno crescere i muscoli. Ma premette di tutto. Ma vediamo. Ok, poi c'è un problema. Il meccanismo di rilascio si è inceppato. Ecco, vedete? Già sta succedendo qualcosa di strano. Con un paio di colpi potremmo lanciargli gli shuriken addosso, forse. Sì. Kawabunga. We're back okay. On track. Kawabunga, vabbè. Vabbè. Feed him, feed him, feed him. Nutrilo, nutrilo, nutrilo. Nutriamolo. Via, via, nutriamolo. Vai. Vai, vai. Prendiamo le queste qua. Non mi arriverà qualcuno adesso al terzo di questi, eh. Posso ben immaginare che arrivi qualcuno. Prova a dire, gioco da pazzi proprio. Gioco da pazzi. E voglio tenere continuamente sul canale qualcosa che riguarda i giochi da pazzi. Ok, un altro container, eccolo qua. E siamo al tramonto, tra l'altro. Suggestivo proprio vedere questa cosa qua, fantastica. No, sono caduti tutti! Ok. I know it's totally lame, but I need you to do some more legwork. Va bene. Dobbiamo raccoglierli. Però non è arrivato nessuno. Arrivi qualcuno. Uno è qua. Anzi, due sono lì. Uno è lì, uno è lì, uno è lì. Ok. Questo è il 4, 5, 6. Perfetto, li abbiamo 4, 5, 6 tutti. Il piccione è enorme, devi mangiare qualcosa, sti cavoli. Quello è Carl. A parte che ce n'è uno anche qua, eh. C'è da dire, però vabbè, facciamo così, mangiamo questo. E beviamo anche, già che ci siamo. Ah, ok. Non manca qua, ma ce n'era anche uno là, dietro. You nailed it big time. Lavoro eccellente. Adesso lo cavalcherà, this penso. This container will be delivered right next to our hideout. I'll meet you there. See you later, alligator. A dopo topo. Oh, ma... Ok, abbiamo fatto anche questa missione. Strana. Hai dei punti di vantaggio. Prese aumento di livello. Molto bene. Non è arrivato nessuno. Ero convinto che arrivasse qualcuno. E ci sono dei gang. Così quasi. Allora, abbiamo dei punti. Possiamo metterli qua. Riduce i danni subiti durante una parata. Io non paro mai. Però questo qua, sì. Le costruzioni difensive causano più danno. Buono. Ma qua ci sono i tizi. No, non volete vedere cosa succede col piccionardo migliorato? Ma questa è una base! È una base questa qua! Cavoli, allora via! Via, 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 facciamo subito questa qua della base, via! Guardate questo qua migliorato, il shuriken migliorato! Tra l'altro vedete, potenziato! Voglio potenziarlo ancora! Seconda ondata, vai! C'è quello grosso!
Qualcuno mi ha picchiato da dietro, maledetto. Beccati questo qua. Beccati questo. Beccati questo. Beccati questo. Beccati questo qua. Vai. Terza ondata pronta. Direi andiamo sul piccionardo. Vabbè, usiamo il piccionardo su lui. Mamma mia! Ma c'è il mago qua, c'è il mago, c'è il mago. C'è il mago. Aia! Non fuori il mago. Fuori il mago. Via, via, via. Via. Usiamo adesso il piccionardo. Mamma mia, guardate cosa vuole il tizio lì. Ok, siamo i pugni adesso. Aia, ma dagli sti pugni. Ok, nuova base conquistata. Bella base anche questa. Molto bella. Però abbiamo conquistato un'altra base. Vuoi mai che possa comunque servire una base nuova. Ora, a questo punto, andiamo avanti con le missioni. Abbiamo un sacco di roba da fare. Guardate la mappa. Rispetto all'inizio, come già piena. E volevo andare qua dove c'è il pagliaccio, però. Vediamo cosa ci dice lui. Ma ho trovato altri di quei maledetti, guardate. Piccionardo, tutta la vita, via. Vediamo il piccionardo. Stanno coprendo un progetto, eh. Via. Ok, livello aumentato. Sono fuori tutti i tizi. Fatti fuori tutti, sì. Prendiamo qua. Oh, là. Abbiamo recuperato anche un progetto e in più abbiamo un altro punto. Io andrei qua. Aumenta la robustezza di tutte le costruzioni. Non male. Via. E punti li stiamo mettendo. E siamo vicinissimi praticamente a quello che è il circo, il clown, il tizio lì. Devo andare a parlarci. Per capire che missioni ci può dare lui. Ora andiamo a vedere. Ehi amico, tutto bene? Andiamo qua. Eccolo qua. Vediamo, attenzione. Perché qua vende anche lui, guardate. Vende proprio cose. Interessante. Quindi tu sei un venditore. Il clown è un venditore. Soldi, ok, possiamo comprare rottame, cartone, cartone, rottame. Ok, se tipo, questo qua è un diciamo è uno dei punti del gioco. Cioè se noi non vogliamo, ad esempio, star lì a scaveggiare. Perché magari uno dice, vabbè, non mi interessa scaveggiare, preferisco recuperare soldi. Puoi usare i soldi che recuperi così. Ok, sappiamo un'altra cosa. Ora, cosa andiamo a fare? Andiamo a capire, perché qua c'è una C gialla. E noi ci andiamo. Che cavoli se ci andiamo? Andiamo subito. Subito per capire il proseguo della cosa. Il proseguo della cosa. E poi, come detto, vedrò off camera di fare qualcosa per la nuova base. E una volta che abbiamo la nuova base... Perché più che altro c'è da fare il trasferimento. Questa è la parte più rottura. Cos'è successo, Carl? Ti sei bloccato. Io ti lascio lì, Carl. Cioè, la parte più rottura è appunto il fatto di... come si dice? Di... degli altri tizi nascosti. Maledetti. Sto dicendo, la parte più rottura è appunto quella di spostare le cose. Perché in realtà dobbiamo spostare le cose. E non è una cosa... per fare tipo una sorta di... come si dice? Di... non mi viene la parola. Non mi viene la fottutissima parola. Fare una sorta di... trasloco, ecco, non mi viene la parola. Trasloco... delle cose che abbiamo da una casa all'altra. Sarà una rottura di scatole quella, più che altro. A meno che
traslochiamo solo quello che ci interessa, cioè distruggo pian piano le cose, le rifaccio nella base nuova e poi l'inventario e le altre robe le faccio dopo. Potremmo fare così, ma vediamo. Andiamo avanti qua. Ah, brava, complimenti, bella idea. No, è colpa di sta tizia qua, sta la topa qua. Bella la casa quella lì, eh. Trixie told me about your plan to use the giant pigeon to transport the machine. No, è il suo piano. I admit it seems silly to me at first, but I think it may actually work. This means that we have everything we need to make our move. Go to the Evil Way headquarters. Be sure that you get there just before lunchtime. Officer Alex will be waiting for you with an inspection warrant. You'll act as a technical inspector. You know, the dirty kind on Evil Way's payroll. They should get you to their basement where they're holding the machine. Hey, what about me? The shopping cart will act as a mobile toolbox. Hidden in it, there'll be tracking devices that I need you to install on all the vents in the basement. This will allow my children to swarm inside when the time is right. With their help, you'll be able to disconnect and transport the machine to the rooftop. Of course, you'll need to disable the security system first. Your hot dog friend will help you out with that. We already arranged that he'll be the one delivering the lunch for Evil Way scientists. Is the plan clear? È un buon casino, però sì, più o meno. Okay. Nuova missione, incontra l'agente Alex al quartier generale. I would much prefer a direct approach. I'd drive my wheels repeatedly over their stupid faces. But if a little bit of espionage has better chances of success, then so be it. I can't wait to recover their machine and use it to become normal again. I already made plans for what to do after I get my body back. First, I'm gonna eat some hot dogs. Li ha sparati via. Let's just settle for a simple two-step eat and drink plan. Bene, allora, mentre lui parlava abbiamo preso un altro punto di rispetto che ci permette di pagare meno nel caso in cui ci attaccano la base, anche da quello che ho visto e capito. Ora comunque abbiamo incontra l'agente Alex al quartier generale. Va bene. Addirittura c'è un'altra missione. Vuoi iniziare la missione a tempo? No. No, però ci sono altre missioni. Molto interessante questa cosa anche delle missioni secondarie, che man mano che tu giochi quella principale puoi fare anche quelle secondarie, puoi costruire la base. Non male, non male. Ora, io non so se questa sia la missione, una delle missioni finali, la missione finale, oppure ce n'è altre, non ne ho proprio idea. Quello che so è che vorrei tornare alla base perché voglio un attimo riorganizzare un attimo la base, come ci siamo detti. E poi magari fare qualche pozione, qualcosa. Vorrei capire un attimo. Dove sei, Carl? Ti sento ma non ti vedo, Carl. Sei sopra. E qua. Peccati il fungo qua. Ok, che adesso devo aiutare tizio lì. Mamma mia, adesso voleranno in giro. Andiamo. Grande, grande. Tra l'altro abbiamo preso un punto, voi non lo vedete, abbiamo preso un punto di come si dice, di un achievement su Steam che parla appunto di far volare i bugs nell'oceano, nell'acqua intendo ovviamente. Interessante sta cosa, molto interessante. Allora recuperiamo anche del cibo, perché servirà anche del cibo sicuramente, mentre torniamo alla nostra base. Allora, l'idea che sto pensando adesso, mentre ve la dico, prima di chiudere questo episodio, è quella sicuramente di utilizzare la base, quella che c'è sul, sostanzialmente abbiamo visto sopra il supermarket, che è bella grossa.
utilizzare quella e spostare le cose. Per spostare le cose, secondo me la cosa più intelligente da fare, ma anche probabilmente più veloce, è quella, come vi dicevo, di svuotare l'inventario, ovviamente. Smontare le cose. E smonto. Voi sapete che ci ridanno le cose smontate. Mobile Toolbox, guardate che gli ha messo il cartello. Ecco, Rydell Bugs. Proteggi la casa, andiamo a proteggere la nostra casa. Tanto siamo, dovremmo essere vicini, sì, è qua. Vedete che ci segna anche la casa dove attaccano. Comunque, l'idea era proprio quella di smontare e rimontare le cose che smontiamo. Cioè, le smontiamo dalla base e le rimontiamo nell'altra. Facendo così, in teoria, e usando Carl come mezzo di trasporto, non ci dovremmo mettere tantissimo. Questa è l'idea. Ora vedrò di attuarla off camera, questa idea qua, e poi vi dico come va. Cosa sicuramente da fare è vedere i maledetti che arrivano. Poi bisogna recuperare anche un po' di energia. Dove cavolo sono? Arrivano! Arrivano con un tizio qua! Tizio lì! Non l'ho mai preso! Maledetto! Lascia stare la base! A parte dobbiamo smontarla, però... Via, via, Carla, che stai facendo casino! Ok. C'è altro che sta... Sì. Lo sparapatate sparano ovunque, comunque. Fighissimo. Questa è l'armatura di cartone. Adesso faccio saltare un po' in aria, vero? Ok, bugs sconfitti. Ottimi questi cose qua. Allora, io vi dico che per questa puntata è tutto. Andremo avanti... Io off camera cerco di fare la base là, così abbiamo un po' di più spazio, che male non ci fa. Mi raccomando però, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, la pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram, tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie da pazzi. Amo, ruggio tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!